uomini perché cercano la loro metà. Questa espressione si usa ancora nel linguaggio. Cercare la propria metà. E Aristofane, questa teoria che espone Aristofane, spiegava, dove voleva spiegare l'eterosessualità, l'omosessualità maschile e l'omosessualità femminile. Però l'impostazione di fondo viene lì scherzosamente esposta e non è quella che vince nella discussione, però la teoria esisteva. Che cos'è che fa svoltare la faccenda, poi do la parola, perché le questioni dicono, che cos'è che fa la svolta della faccenda? È questo. Nel Rinascimento nasce l'anatomia, quella sui corpi morti, ci sono delle resistenze ma non sono come raccontano, che era proibito, eccetera. Non era affatto tanto proibito, si stampavano anche, ormai c'era la stampa, e si mostrava il corpo umano aperto nelle sue varie, perché prima non, sì, insomma, sapevano anche poco, sapevano, c'era una medicina greca buona. Loro, anche i rinascimentali, credono di vedere la teoria aristotelica del sesso unico, modello per tutte e tutti, lo credono di vedere confermata che l'anatomia femminile al suo interno riproduce l'anatomia maschile esterna, quello che chiamiamo il palpo. Ecco, è rigirato tutto dentro, lo vedevano, erano convinti che ci fosse un solo modello fisiologico, e per dirvi, per darvi l'idea come potessero, i testicoli e le ovaie avevano lo stesso identico nome, perché le ovaie erano il corrispondente dei testicoli. La vagina era il corrispondente del pene. Non chiedetemi come potessero essere così strani a vedere queste cose, ma loro le vedevano e le disegnavano. E questo va avanti, la Terra appunto parla che a un certo momento c'è la scoperta dei sessi. Non è avvenuta per via scientifica di osservazione anatomica, da quel punto di vista si sbagliavano. Come vi ho spiegato, c'è verso il 700 che questa finzione non regge più e dicono i sessi sono due. Sconcerto generale. Come facciamo a fare uno se i sessi sono due? E allora cominciano a dire che la donna, avete in mente Rousseau, la donna deve fare così perché lei è per materna. Può essere, le piace amare, le piace dedicarsi, e comincia una retorica che poi sarà molto esagerata nel romanticismo, cioè che c'è una complementarità, l'uomo è tutto fuori, già anatomicamente è tutto fuori e a lui piace uscire di casa, tutte analogie, fantasie, ma che sono nella letteratura, nella mente, nelle culture, tutti quanti, ecco, perché? Perché hanno bisogno che la donna rimanga sottomessa all'uomo. Non che tutti i filosofi moderni siano d'accordo, Hobbes per esempio non è dell'idea, alcuni vedono che c'è un dominio e non è che sia il desiderio femminile di essere così. Comunque cominciano a fare delle strane, come dire, strane, sono le teorie dell'assolutismo. C'è un solo sovrano, c'è un solo capo famiglia, la famiglia è la cellula della società, questo lo dicono ancora, la famiglia c'è la società, bla bla bla. E però comincia anche il femminismo, perché è chiaro che facendo queste teorie fanno delle ingiustizie, dicono principio di uguaglianza e poi non c'è uguaglianza, dicono delle cose e poi non è. Quindi l'Occidente conosce questa inquietudine femminile che
si sviluppa e c'è la prima ondata femminista. Fino a anche uomini che danno ragione alle donne, tutto l'Ottocento si arriva alla uguaglianza dei diritti tra donne e uomini, spingendola al limite, perché l'uguaglianza dei diritti vuol dire che se una donna è incinta, poco importa, deve lavorare come gli uomini, che se, cioè, non riescono, perché c'è sempre questa storia della maternità, non riescono, allora bisogna correggere, eccetera. Le cose sono molto complicate. Finché viene la seconda ondata femminista, anticipata da Virginia Woolf, Le tre Guinee. Lei dice chiaramente che non intende unirsi alla lotta contro il fascismo e il nazismo finché gli uomini continuano a comportarsi come fascisti verso le donne, e costituisce quella che lei chiama la società delle estranee. Noi, ecco, è uno scandalo perché siamo in Inghilterra, il fascismo e il nazismo incombevano. E ha fatto scandalo anche a Rossana Rossanda, tra l'altro. Avete sentito che c'è un film su Rossana? Sì, no. Sì, gli ha fatto la sua amica, che è sì, la come si chiama la figlia di Rossanda? Vabbè, anche Rossanda, io a suo tempo ho polemizzato con Rossanda, che diceva che la presa di posizione di Virginia Woolf era aberrante, con la minaccia fascista e nazista che incombeva. Il fatto è che per lottare bisogna rompere. Il buon senso di Rossanda è innegabile, se incombe quella cosa lì, ma d'altra parte, se non fai un gesto, che uno sbrego, si dice in dialetto veneto, uno sbregon, che si vede, la gente non si sveglia. E poi è venuta la rivolta di Barclay, quella che io chiamo, perché era già scoppiato il 68, nel 1966 a Barclay scoppia il 68, lo chiamiamo 68, ma sapete cos'è, così anche Gesù è nato 5 anni avanti Gesù, le cose non capitano quando noi stabiliamo che devono capitare, capitano quando vogliono capitare. Allora, capita la seconda ondata, è chiaramente chiamata seconda perché è differente, non è per i diritti, per l'uguaglianza, quella lotta sacrosanta per il voto, per poter maneggiare i soldi, per poter viaggiare liberamente, eccetera. Non è quella, è un'altra cosa ed è segnata dalla separazione. Ultima cosa che devo dire, e poi vi do la parola, è quella del quale rapporto tra il femminismo e il movimento lesbico. Allora, ci sono di quelle che danno vita al movimento lesbico in molti paesi. In Italia le cose non sono così semplici, perché alcune, posso dire io stessa, diciamo, quindi alcune tra cui ci sono anch'io, perciò uso il noi, diciamo le lesbiche sono donne, ed è vero, non c'è piove, sono donne, anzi in un certo senso sono fortemente per l'essere donne, per l'identità, ma c'è una differenza, che c'è la scelta dell'altra donna. A noi sembrava, e noi praticavamo, la scelta omosessuale. Noi abbiamo scritto nel non credere di avere dei diritti l'elogio della omosessualità politica. Questa formula io non ero d'accordo, ma è inutile che mi tiro indietro. Il libro l'ho firmato anch'io. E non è lesbismo, c'è scritto testuali parole. Ci siamo rovinate le vendite negli Stati Uniti d'America, lo posso assicurare.
perché questo, con quel, non è lesbismo. Io non ero d'accordo nel metterlo, ma non sapevo che stavamo rovinandoci le vendite negli Stati Uniti d'America. Mancava strategia. Mancava. Avevo la veduta strategica, bravissima. E infatti per quello che dopo ho capito che bisogna averla, perché ci sono delle scelte che non è che c'è una ragione per dire una cosa o non dirla. Alcune cose vanno dette. E cioè che se una donna non vuole diventare madre non si può imporre di tenere la creatura. Quelli sono i principi, ma ci sono tante cose che non è un principio. Allora noi dicevamo, non come un principio, che le lesbiche sono donne, fanno la scelta giusta, più che giusto preferire amare un'altra donna, ma se una donna vuole amare un uomo, purché sia libera, lo faccia. Alcune di noi, la più parte, abbiamo lasciato i compagni. Io ho un figlio, ma ho divorziato, lui, devo dire che aveva già una fidanzata, quindi non è che l'ho lasciato solo, ma comunque importa, lo lasciamo anche solo. E quindi noi, molti hanno lasciato i loro compagni. Perché non si trovavano bene, eccetera, così. E su quel terreno non abbiamo fatto una teoria della eteronormatività. Non abbiamo detto, anche perché sapevamo benissimo, che per gli antichi l'omosessualità maschile era tenuta in gran conto. L'imperatore Adriano ha riempito l'impero, che era grandissimo, di statue del suo fidanzato, per dirlo, perché erano, l'omosessualità era tenuta in grande, maschile, era tenuta in grande conto. Quella femminile sicuramente seguiva i suoi percorsi senza farsi notare, suppongo. Non abbiamo episodi di repressione, però la conosciamo tutto, di repressione. Il primo episodio di repressione terribile di cui sono, della omosessualità femminile di cui sono venuta a conoscenza diretta è la storia di Bibi Tomasi, che forse qualcuna di voi conosce, il paese in calce. Quella è una storia straordinaria, sono stata amica di Bibi e lei nel 44 va da Bologna a, in Sicilia da parenti e lì si innamora di una giovane donna della famiglia che era fidanzata. Le scoprono e c'è stata una repressione terribile proprio. Lei è finita in manicomio. Suo padre da Bologna è andato a riscattarla, a farla uscire dal manicomio per salvarla. L'altra poveretta ha preso un sacco di botte ed è stata incarcerata dalla famiglia. Che peccato che quel racconto non sia stato pubblicato degnamente. Comunque se vi capita, il paese di calce. Se chi lo vuole, io una copia personale ce l'ho. Sì. Allora, non che la non posso dilungarmi. Comunque, dai, il filo che era, ho perso anche il filo tra l'altro perché per l'emozione, anche perché Bibi voleva rivedere quella donna che era ormai invecchiata, eravamo a Roma e mi dice Luisa, io mi sono procurata il suo numero di telefono, tu la chiami e la convinci. Io era esitante, la storia come era andata non l'avevo ancora letta perché Bibi la teneva nel cassetto nascosta, è stata pubblicata proprio in extremis. Allora dico va bene, provo, ma ho sentito qualcosa dall'altra parte del telefono, un silenzio. Ma quindi hai chiamato? Sì che ho chiamato e l'ho trovata e lei ha risposto. E io le ho spiegato perché la chiamavo, le ho detto che ero amica di questa. Lei non ha detto ma cosa vuole da me, ma chi è lei? No, no, perché
Io ho spiegato subito tutto bene, calmamente, ho sentito dopo, all'inizio aveva parlato, un silenzio terribile, io ho ripreso a parlare perché ho sentito che era dall'altra parte e ha detto qualcosa come va via, ecco, dopo tanti anni, vabbè, è stato fatto. Tu ce l'hai il libro? Sì, ce l'ho, certo. Ecco. Io una notte, sì, perché è introvabile, no? Sì, è introvabile. Ma ha una copertina del carro. Sì, allora, no, l'ultima cosa, noi avevamo questa posizione, avevamo, tra noi c'era Bibi Tomasi, per esempio, che non seguiva il movimento lesbico, era con noi, era amica, c'erano altre, però c'era per esempio una Piera Zanotti, non so se qualcuna di voi l'ha conosciuta, che avrebbe, lei invece era sì legata al movimento omosessuale, sì, era legata a quello maschile, perché allora erano insieme, sì, erano veramente insieme, non che adesso mi pare tanto, no? Tanto, no, ecco. E comunque avevamo questa posizione, e però abbiamo cercato di tenere, sì, la politica che seguivamo era di tenere dei rapporti personali, di amicizia, di scambio, ci aveva dato in qualche modo ragione, ma non proprio ragione, Rosanna Fiocchetto, un altro nome del lesbismo romano, che era una molto polemica verso i gay. Rosanna Fiocchetto, se trovate dei suoi testi, lei era già da allora, uomini sono e uomini vogliono essere su noi che siamo donne. Questa era la posizione di lei. Lei era, sosteneva il movimento lesbico separato da quello omosessuale maschile, che riteneva così. Insomma, le polemiche ci sono state. E resta una questione polemica. Una questione. Io personalmente, come ho detto, non avevo una strategia, quindi non ho saputo ragionare, a pelle dicevo non va, ma eravamo in tante ed ha prevalso quella forma, non è lesbismo, omosessualità politica non è lesbismo. E poi, ecco, l'unica cosa che ho subito visto è che no, basta, non dico niente. Adesso penserei diversamente e cercherei di convincere a una cosa così. È una... non so se... ma solo perché sono vecchia, se accetterei che qui si discuta di quello che possiamo considerare uno sbaglio del femminismo. Possiamo, sì, però, ripeto, quella era una posizione. Rapporti, vabbè, l'ho già detta. E non so se desidero, e mi dispiace quindi di terminare su questo, se desidero veramente ridiscutere quella cosa lì. No, no. Basta. Questo.